contento per il giudice che respinse la richiesta di sospensione, condotta sopra le righe, non atti di violenza. Orco a scuola, Zaia, guai se tornerà a sfiorare un bambino, è passato troppo tempo prima che venisse fermato. A Santa Lucia i ladri portano via i fari e i sensori all'auto del sindaco, qui anche la sicurezza è in cassa integrazione. L'imprudenza di un 49enne di Vittorio Veneto, accende il camino con l'alcol e resta gravemente ustionato. Ordinanza antismog a Treviso, over 65 esentati dal blocco, sconto sul parco a Città Giardino. Domani a Casugana si decide il futuro dei debiti nei condomini popolari, si preannuncia lo scontro tra Comune e Afer. Il fondo per i veneti schiacciati dalla crisi, di nuovo in aiuto a Federica e alla figlioletta malata, la piccola Cecilia. Giornata mondiale dell'alimentazione, allora porto di Rete Veneta, protagonisti 140 ragazzi delle elementari di Silea. Buonasera e bentornati in apertura di questa nuova edizione di TG Treviso. Come avete visto dai titoli, ancora la vicenda del maestro elementare violento. Per il governatore Luca Zaia è passato troppo tempo tra la prima denuncia e quando l'insegnante è stato sospeso. In questo modo gli si è permesso di colpire una seconda volta. D'altro canto, per il giudice che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, la condotta del maestro era tutt'al più un po' sopra le righe. Sentiamo. Per il giudice di Treviso, che la scorsa primavera aveva rifiutato di ordinare la sospensione dall'incarico del maestro Fernando Cadicamo, quello dell'insegnante era da considerare un comportamento sopra le righe più che un abuso dei mezzi di correzione o una violenza vera e propria. Il GIP Angelo Mascolo aveva ritenuto la documentazione fornitagli dal pubblico ministero Massimo De Bortoli non sufficiente a supportare il reato di maltrattamenti né, come detto, l'abuso di mezzi di correzione. Solo in un'occasione, fa presente il magistrato, è stato dato un ceffone, solo in due, uno schiaffo in testa a due alunni. In tutti gli altri casi si tratta di leggeri schiaffi e leggeri calcetti nel sedere, che fanno pensare più a un'amichevole reprimenda che non all'esercizio di violenza sui bambini. Di fronte a questo no, incassato a marzo, la procura ha presentato ricorso al riesame, ottenendo solo ora l'ordinanza di sospensione del maestro. Mesi persi, viene subito da pensare, così come a qualunque persona di buon senso viene da chiedersi come mai Cadicamo non sia stato rimosso immediatamente dopo i fatti della primavera del 2013, quelli immortalati nei video della squadra mobile. Un interrogativo a cui dà voce il governatore Luca Zaia. Mi chiedo, dice, come mai non si è riusciti a fare qualcosa prima, se le denunce erano partite un anno e mezzo fa. Purtroppo si è data la possibilità all'orco di colpire anche in un'altra scuola e questo non va bene. Quell'uomo, aggiunge Zaia, non deve poter mai più sfiorare un bambino. Si è comportato come il peggiore degli orchi e mi auguro che al termine del processo arrivi una condanna esemplare. Quella morale, viste quelle tremende immagini, è già scolpita nel cuore e nella mente di tutti. E continuiamo con la cronaca e spostiamoci a Santa Lucia di Piave, che da tempo è nel mirino dei ladri. Dopo i furti in abitazione, ora tocca a parti di automobili. E ne sa qualcosa il sindaco Szumski, come ci racconta in videotelefonata. Siamo in video collegamento con il sindaco Riccardo Szumski. Da sempre ha denunciato la presenza di ladri nel suo territorio. Da oggi la vittima è anche lei? Eh sì, purtroppo. Due notti fa sono stato visitato, senza saperlo, dei ladri in maniera particolare, perché questa è una cosa che mi ha lasciato perplesso molto, che mi hanno rubato i fari e lo xenon della macchina che era nel parcheggio sotto casa, una cosa incredibile. Me ne sono accorto stamattina. A quanto ammonta il danno? Il danno sono più di 500 euro, ma il carrozziere mi ha anche detto che insomma, cioè, sono più di uno di questi furti, quindi ci dovrebbe essere un'organizzazione che fa questo. Danno ma anche offesa alla comunità, rubando a chi la rappresenta. No, no, a parte il sindaco, la sicurezza manca purtroppo, i furti nelle abitazioni anche le scorse settimane si sono ripetuti, adesso c'è anche questo, c'è anche un altro cittadino oggi che mi segnala un allarme partito e impronte nel giardino, questo è uno stato di fatto e la gente è molto preoccupata, devo dire, insomma, perché sapere che circola di tutto in giro è estremamente poco rassicurante. Infine, sindaco, qual è l'appello al prefetto e alle forze dell'ordine? Ma le forze dell'ordine fanno già tantissimo. Purtroppo anche quando prendono poi la magistratura vediamo che non interviene come interviene. E di intensificare, io spero che lo facciano, ecco, non voglio essere cattivo, però il fenomeno è evidente.
E a caccia di ladri nella notte sono andati i carabinieri della compagnia di Castelfranco, che hanno effettuato su tutto il territorio controlli a tappeto. A Loria un 37enne romeno e un 24enne moldavo, residenti a Venezia, nulla facenti, sono stati denunciati perché in macchina avevano tutto l'occorrente per compiere furti. Lo stesso è accaduto a Castello di Godego, dove altri tre romeni di 18, 24 e 39 anni provenienti da Padova avevano con sé chiavi modificate e grimaldelli. Anche per loro è scattata la denuncia. E ancora la cronaca con le gravissime ustioni riportate ieri in serata da un 49enne di Vittorio Veneto che ha cercato di accendere il caminetto spruzzando dell'alcol. È stato investito da un potente ritorno di fiamma, ustioni al volto, alle braccia e al torace. L'uomo, Claudio Ortolan, è stato soccorso in gravi condizioni nella sua abitazione di via Trementina. Si trovava in taverna con il padre, 79enne, al momento dell'incidente. L'ambulanza del SUEM è giunta dopo pochi minuti sul posto e per il 49enne si è reso necessario il ricovero nel centro Grandi Ustionati di Padova. Sul posto anche i carabinieri di Vittorio Veneto e i vigili del fuoco. E voltiamo pagina, sempre più definiti i contenuti della nuova ordinanza anti-smog di Treviso che sarà approvata martedì prossimo in giunta. Sentiamo le tre principali novità dalla voce dell'assessore all'ambiente. Intanto la decisione di esentare tutte le persone che hanno compiuto i 65 anni, e la seconda novità sarà di aprire la circolazione il martedì mattina fino alle 14.30, considerato che il martedì è un giorno importante per Treviso perché c'è il mercato. E infine la novità, credo che sia importante anche questa, di abbassare il costo dei parcheggi in città giardino, 230 stalli che invece di essere pagati a 1 euro l'ora saranno pagati a 50 centesimi. Sono le tre principali novità che conterrà l'ordinanza antismog di Treviso. Dopo aver annunciato che non ci saranno targhe alterne e che il blocco continuerà a riguardare fino all'euro 2, l'amministrazione di Cassugana ha deciso di esentare gli anziani, cancellare il blocco del martedì mattina e incentivare il parcheggio a Città Giardino. Provvedimenti presi dopo il sondaggio effettuato con i cittadini, ma non solo. È frutto anche di una consultazione che abbiamo fatto con tutte quante le categorie socio-economiche della città, oltre che con le associazioni ambientaliste. Noi vogliamo insomma andare avanti con la politica ambientale verde di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e quindi su questo siamo fermi. Dall'altro lato però intendiamo anche penalizzare al minimo i nostri cittadini. Martedì l'ordinanza passerà in giunta per l'approvazione, sarà in vigore entro la fine del mese. E andiamo a Padova, il sindaco Bitonci ha emesso un'ordinanza per i profughi dall'Africa che impone il certificato medico per avere accesso e dimora nel territorio comunale. Un provvedimento che presto potrebbe essere adottato anche da altri tanti sindaci della Marca. La nuova iniziativa del sindaco Massimo Bitonci, già battezzato lo sceriffo di Padova, potrebbe essere presto copiata in tanti comuni della Marca. Nella città del Colleoni, giusto per ricordare qualche condottiero, da ieri i profughi possono stare solo se sono in possesso di un certificato medico di sana e robusta costituzione. In realtà la prima stesura riguardava indistintamente chiunque provenisse dall'Africa, quindi anche turisti e studenti, poi corretta solo per i profughi. Un provvedimento legato al timore che arrivi anche nel Veneto il virus dell'Ebola e che per questo a breve potrebbe essere copiato anche da tanti sindaci trevigiani della Lega. Un'emergenza che colpisce anche la Marca, quella che ha sottolineato in questa ordinanza Bitonci. Beh, un'emergenza che colpisce tutto il Veneto e colpisce tutto il mondo, perché stiamo vedendo anche negli Stati Uniti quello che sta succedendo e la paura la sta facendo da padrone in questo momento. L'unico timore è di non sollevare troppo allarmismo. Io non voglio intanto comunque ingenerare la psicosi di malattie che non ci sono nel mio paese. Per il momento comunque io direi di ponderare. Padova è un'altra realtà, sicuramente comunque è una città cosmopolita e quindi va trattata in un certo modo. Come Treviso, sottolineano in molti, pronti a firmare qualora si verificasse anche un solo caso in Italia. Sicuramente se l'emergenza si dovesse verificare e con largo anticipo adotteremo il provvedimento per tutelare la nostra cittadinanza. Da qui l'iniziativa del neo segretario provinciale. Bitonci è il sindaco di Padova, è un sindaco della Lega, ha portato avanti, ha fatto questa ordinanza e la sottoporremo all'attenzione dei nostri sindaci e vedremo poi come verrà valutata.
E ancora Lega questa mattina al K3, presentazione della manifestazione di Milano di sabato prossimo. 9 i pullman che partiranno dalla Marca, uno già completamente prenotato dai leghisti di Treviso Città. Una manifestazione per contestare l'operazione Mare Nostrum, ma anche le ultime decisioni del governo Renzi. Sul palco col segretario Matteo Salvini, tutti i vertici politici e amministrativi della Lega. Ed ora la storiella di una famigliola rom che vive nel terreno di proprietà del papà con un'ingiunzione di sgombero da parte del comune. Chiedono aiuto all'ATER. I fiocchi rosa stridono un po' con la recinzione e i teli ombreggianti, dentro un piccolo pezzo di terra tenuto bene. Siamo in comune di Quinto, sulle campagne che confinano con Paese, l'Ambendola Castellana, e questa casa su ruote racconta la singolare storia di un proprietario che verrà sfrattato dal comune. Io non ho mai pensato che sarebbero successi tutti questi problemi per una casa mobile con le ruote. Anche il proprietario precedente un attimino ci aveva lusingato. Loro sono rom che vogliono integrarsi, 23 anni, una moglie giovane e una bambina di pochi mesi. Su questo terreno era convinto di fondare il suo futuro, non sapendo però che qui non si può costruire nulla, nemmeno su ruote. Io qua ho fatto tutti quanti in pratica i servizi per poter rimanere sulla regola. Che ci stia mettendo tutta la buona volontà lo dimostrano la pulizia dentro la casa, gli interventi sul terreno rimasti però a metà. E non ho la possibilità purtroppo di farlo perché qui non posso rimanere. Piccoli lavoretti per portare a casa il pane, spese minime ma sempre con dignità fino all'inevitabile tegola dello sgombero. Wow. Però è difficile trovare un lavoro fisso. Assolutamente è difficile, sì, ma il problema è il mio cognome che è Udorovic. La terra gliel'aveva data il papà Ercole, che vive con un esercito di parenti lungo la Castellana in comune di Treviso. E sono in troppe persone ed assolutamente non si va d'accordo. Per questo a Isamo non è rimasto altro che rivolgersi a Cassugana per ottenere un altro alloggio. Ma perché Treviso dovrebbe darle un'abitazione? Qui non posso rimanere, chiedo a Treviso, là dove che sono residente, non per me, ma per mia figlia e mia moglie. E nell'attesa di una risposta di Cassugana resta la speranza per una sospensione dello sgombero. E andiamo adesso a Cassugana, vertice domani mattina tra il sindaco Manildo e il presidente dell'ATER Pietro Bon, sui debiti scoperti in diversi condomini cittadini. Mancanze pare derivate da una cattiva gestione dell'amministratore, con ammanchi considerevoli in particolare nelle forniture di acqua, luce e gas. Scongiurato al momento il pericolo di sospensione dei servizi, domani forse si stabilirà una possibile azione comune, condizionale più che mai d'obbligo, visti i contrasti sulla vicenda tra ente territoriale e amministrazione cittadina. E passiamo come ogni giovedì alla vostra solidarietà. Torna in aiuto a Federica e alla sua bimba malata, la piccola Cecilia, al fondo per i veneti schiacciati dalla crisi. La mamma si sta dedicando completamente alla piccola, ma le cure e gli spostamenti costano. Anche il vostro contributo dunque serve a tenere viva la speranza. Ciao amici miei, oggi è una sorpresa grandiosa per voi. Guardate chi c'è. Ciao, ciao Fede, ciao Ceci. Ceci, ciao amore. È arrivata una cosa bellissima, Fede. Un altro assegno, Fede. Ve lo meritate proprio. Tu oggi sei uscita dall'ospedale con Cecilia. Sì. Non trovo spazio per le parole perché sono superflue in confronto a tutto quello che tutta questa gente sta facendo per noi e che camminano con noi in questa battaglia e continuano ad illuminare questo cammino che è buio, però si vede sempre più la luce e sono felicissima. Le cose sembrano andare migliorando, grazie a Dio anche gli ultimi esami, l'ecografia ha dato buon risultato, quindi sembra che la chemioterapia risponda e questo è importantissimo. Incrociamo le dita che tutto si risolva per il meglio, che tutto possa andare bene, che Cecilia guarisca completamente e che soprattutto dopo sia finita e che possa vivere come tutti gli altri bambini. Ai telespettatori di Rete Veneta voglio aprire il mio cuore per ringraziarli, toccata della loro grandissima sensibilità e dell'aiuto che davvero ci stanno dando, perché è un aiuto palese e
sia materiale sia spirituale, che ci dà forza e sostegno davvero per poter affrontare tutto quanto, perché i viaggi sono tanti, i soldi ne servono tanti, e quindi e loro è ci un sono. Aiuto grande. Loro ci, sì, sono. Ci sono. Fatti 5, olè! E oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione che gli alunni della scuola media di Silea e gli ospiti dei centri diurni di solidarietà hanno trascorso sull'orto di Rete Veneta, al banco alimentare in provincia. La natura è importante rispettarla, perché se si rispetta la natura si rispetta anche il nostro organismo, perché la maggior parte degli alimenti che noi mangiamo la base è coltivata. Essere consapevoli sin da piccoli di ciò che mangiamo per vivere meglio e più a lungo. Parte da qui la giornata mondiale dell'alimentazione, dedicata soprattutto alle nuove generazioni, che almeno qui, sugli orti del Banco Alimentare di Rete Veneta, sembrano avere le idee molto chiare. Io oggi ho imparato soprattutto che bisogna avere rispetto, come lei, per l'ambiente, perché se noi non abbiamo rispetto per l'ambiente, mano a mano inizieremo anche noi a diventare sempre meno. Una lezione all'auditorium della provincia con in dono libri e quaderni, poi la visita nel parco a contatto con la natura, ma comunque di apprendimento con un agronomo come insegnante. Diciamo che molto non lo sapevo, però è stato molto interessante e istruttivo. Ci ha spiegato, vabbè, che è importante rispettare l'ambiente, e bisogna tenerlo sempre pulito, e è anche molto importante avere un'alimentazione sana, mangiare molta frutta e verdura a ogni pasto. Se i vegetali o gli animali non esisterebbero, allora l'uomo non sarebbe quello che è, anzi. Bisogna che loro imparino a sfruttare il territorio in maniera ecologicamente compatibile e utilizzarlo per poter lasciare alle loro generazioni un futuro, quindi non inquinandolo, non facendo cultura invasiva e riuscendo a mantenere quello che hanno ricevuto in dono. E siamo nel bel mezzo del Muse Week, una settimana interamente dedicata a iniziative ed eventi nei musei. È partita il 13 ottobre e si concluderà il 19. Muse Week, organizzata dalla provincia di Treviso in collaborazione con la Fondazione Mazzotti ed estesa a tutti i soggetti aderenti alla rete Musei Trevigiani, ha lo scopo di aprire sempre di più i musei di tutta la provincia ai trevigiani, anche attraverso esposizioni dedicate, come ad esempio ad Oderzo quella dei corredi tombali di Epoca Romana mai esposti prima. E questa sera in chiusura vi ricordo, come ogni giovedì, l'appuntamento con Focus è per i veneti schiacciati dalla crisi, la precarietà del lavoro, altri drammi della crisi raccontati dalla voce degli stessi protagonisti. Come sempre, l'assegno della settimana, il fondo e il banco alimentare. Non perdete quindi l'appuntamento alle 21.05 con Focus. E vi ricordo, subito dopo il telegiornale, la rubrica Acquistare informati. E con questo è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci. I kiwi italiani stentano ancora a decollare e continuano ad essere piuttosto acerbi, presenza degli ultimi arrivi di prodotto estero, più maturo ma datato. Batata 8, squisite le patate americane, anche di origine locale, da lessare o cuocere al vapore, a gustare come merenda di stagione. Castagne 6, anche se il clima tiepido di questi giorni non invita al consumo, sono arrivate le prime castagne italiane, ma continua ad essere presto per i marroni locali. Finocchi 8. Il centro Italia continua a fornire ottimi finocchi di buonissima qualità, da consumare sia crudi che cotti. Portateli a tavola almeno due volte alla settimana. Frutta secca 7. Ottima la presenza di frutta secca con i nuovi raccolti di noci, nocciole, arachidi e mandorle, da gustare come snack o come dessert vitaminico. Funghi 6. La stagione dei funghi di bosco volge verso il termine, con ancora buoni arrivi, ma sempre principalmente dall'estero. Ultime settimane per il prodotto fresco.
Mele 6. Squisite le mele di raccolto fresco con ottimi arrivi anche di pianura dal nostro Veneto. Chiedete le provenienze al vostro fruttivendolo. Patate 7,5. Molto buone le patate di origine veneta, garantite per la provenienza, la bontà e la salubrità del prodotto, da acquistare. Pere 7. William Abate e Decane, tutte appena raccolte nei frutteti emiliani, da gustare al giusto grado di maturazione. Uva 7. Continua ad essere buona la lunga stagionalità dell'uva italiana, con l'immissione nel mercato di varie tipologie. La raccolta è finita da tempo, ora è il momento di gustarla. Zucca 8,5. Zucche ottime a buon mercato, con presenza anche delle produzioni locali di Delica, Fiolina e Marina, da portare in tavola quasi ogni giorno. Zucchine 7. La buonissima stagionalità del centro Italia delle zucchine continua a regalarci abbondanza di prodotto con buona qualità. Consumatele ora, non durante l'inverno. Una storia lunghissima e più di 2000 varietà. Questa settimana vi parliamo delle mele, frutto ricchissimo di biodiversità, anche se le esigenze del commercio nei nostri tempi hanno ridotto in maniera drastica la gamma a bene o male 10 tipologie di mele, che coprono il 90% del prodotto. Ciò non toglie che ci sia comunque una buona possibilità di scelta tra diverse cultivar, specialmente in queste settimane in cui le mele, tutte fresche di raccolta, fanno bella mostra dei loro colori sui banchi dei fruttivendoli. Dal giallo della Golden Delicious al rosso della Royal Gala al verde acido della Granny Smith al rosso intenso della Red Star Delicious, per non parlare delle diverse varietà organolettiche, dalle note aspre delle Royal Gala alla dolcissima Stark e Fuji alla succulenta Renetta. I criteri per l'acquisto possono variare dal gusto all'aspetto estetico, nonché in base all'utilizzo che si intende fare. Fatevi quindi tentare e gustare dal vostro fruttivendolo di fiducia alla scoperta delle diverse varietà, chiedendo di procurarvi anche quelle meno note, che possono riservare piacevoli sorprese in termini di sapori e consistenze.